questa apertura di Forte Begato è anche una bellissima occasione per vedere una Valpolcevera dall'alto che probabilmente in tanti non hanno mai visto. Posso parlare da cittadino della Valpolcevera e dico che da bimbo sono sempre venuto a giocare ai piedi dei forti. Sono riuscito ad entrare e quindi questa come dire, straordinaria sensazione che ho ricavato vedendo la nostra Liguria dall'alto, penso che sarà una grande opportunità anche per tutti gli abitanti della Valpolcevera, che potranno raggiungere naturalmente il 28 questo forte e assaporare davvero la bellezza anche guardando la propria valle, la propria realtà nella quale si vive e si risiede. Credo che davvero sarà un'occasione anche per loro, insomma. Abbiamo sentito nella vostra presentazione le varie opportunità che potrebbero esserci anche in futuro, tipo itinerari mountain bike. Possiamo dare già qualche consiglio ai polceveraschi su come raggiungere in maniera magari singolare il forte? Beh, io conosco un itinerario che spesso faccio, che viene chiamato il sentiero dell'avvocato, ma poi sono moltissime, ad esempio da Begato Paese, perché spesso in maniera impropria si chiama Begato Alta Realtà, se è possibile parcheggiare la propria auto o la propria scooter in piazza e poi attraverso Fregoso salire su per un sentiero, come è possibile anche dalla zona di Bolzaneto, dal Forte Diamante. Sono davvero moltissimi gli itinerari pedonali, mountain bike, ma noi poi stiamo facendo un ragionamento, ripeto, in sinergia lo faremo anche con i privati per poter capire quante opportunità potrà offrire questo contenitore splendido dal punto di vista anche storico.